Possiamo vedere le navi che si allontanano in mare da tantissime coste, ma non riusciamo mai a sapere la loro distanza o quando non dovrebbero più essere visibili a causa della curvatura. Ho preso una nave bella alta e l'ho fatta solcare fino a 32 km sia sull'acqua piana che sull'acqua curva di un globo con il raggio di 6.371 km. L'unica cosa mancante nel modello è l'effetto che l'atmosfera avrebbe in quei 32 km. Gli effetti veri sono molto più dinamici di quelli che si possono riprodurre realisticamente in una simulazione. Questo è solo un esempio puramente geometrico che mostra principalmente come la nave apparirebbe oltre la curva o come si dovrebbe vedere. Se qualcuno vuole duplicare questo test, sarà in grado di stabilire quale modello rappresenta al meglio la realtà. Lunghezza del ponte 57 metri, lunghezza totale 69,34 metri, altezza dello scafo della nave 15,80 metri, opera morta sopra la linea di galleggiamento 8,76 metri, opera viva o carena 6,55 metri. Ora tutte e due le navi si trovano a 32 km. Le macchine da presa andranno a zoomare per vedere come si vede in ogni modello. Il globo a sinistra, terra piana a destra. Nel modello a globo l'orizzonte si abbassa mentre la macchina fotografica va a zoomare perché il suolo curva in basso. A 32 km il modello a globo va a sparire completamente fuori dalla vista quando lo zoom raggiunge gli 8000 mm. Nel modello della terra piana la nave si inizia a vedere quando la lente è a circa 350 mm o 6 gradi dalla vista orizzontale sull'orizzonte. Inoltre l'orizzonte dietro la nave è sempre più alto della nave nel modello della terra piana. Questa volta la macchina da presa continuerà a zoomare mentre segue la nave. Modello del globo a sinistra, terra piana a destra. Tutte e due le navi iniziano in modo simile, ma presto si nota la differenza. L'orizzonte nel modello a globo inizia ad abbassarsi fin tanto la macchina fotografica va a zoomare, mentre l'orizzonte nella terra piana continua ad essere più alto della nave. Infine la nave nel modello a globo arriva alla sommità dell'orizzonte ed inizia ad affondare sotto di esso. Per tutto il tempo la nave sulla terra piana rimane la stessa come quando è partita. La macchina da presa mantiene la sua posizione sulla nave che alla fine affonda dietro l'orizzonte. Prossimamente il video del dottor Zach e Karen B. The NUDTZ, zone di transizione non uniformi di densità.